della Lega, e questa è una meravigliosa notizia per tutti gli appassionati in chiaro. Una partita a settimana. Si è cominciato il primo pallone, lo ha conquistato la Gemini Mestre in maglia rossa con lo skyline di Mestre in bianco. Il primo pallone è per Mattias Bortolin. Tanti tanti tifosi della squadra ospite. Palermo cerca subito di mettersi in proprio, serve Vedovato ma sbaglia il pallone. Conti con la sua velocità va fino in fondo, 7-0. Due punti, Nicola, di un Teo Nicoli che sta trovando fiducia in quel tiro da tre punti. E anche, e non solo, è un giocatore in grande crescita e che sta i primi 5 minuti. Beh, il Mestre ha già fatto vedere zona, zone press, si vede, ha fatto fondo su un pick and roll, ancora Bortolin, ha fatto vedere una difesa. Versazio e Bortolin fanno loro il pallone, ma Zucchelli servito non tira. Bortolin va in post basso a giocare il pick and roll con Sebastianelli, torna fuori, eccolo il pallone per Bortolin, lasciato troppo libero Conti dalla linea da tre punti, il tiro è ampiamente sbagliato, ancora Bortolin all'imbalzo, il canestro, il fallo sotto canestro, sta dominando Mattias Bortolin. Segna anche il tiro libero, gioco da tre punti chiuso per Mattias Bortolin. Mazzucchelli pulisce la transizione della squadra ospite, va in contropiede, si avvicina a Caversazio che è rientrato per Bortolin, canestro e fallo di Vedovato per essere 6-0 quello di Mestre. Bortolin in lunetta segna il punto numero 12 della sua solida partita, la palla in mano. Pellicano prova a battere il primo palleggio, torna in punta, passa sul blocco di Bortolin che prende il jumper dalla media, bel canestro, 14 per lui. Cocimian guarda la panchina, vorrebbe un cambio che poi non si prende, palla sotto per Bortolin, stavolta perde un giro Vedovato e Bortolin lo punisce. Sta soffrendo in difesa perché ha scelto di fare i cambi difensivi, penso nel tentativo di aumentare l'aggressività, ma la Mestre è lucida e punisce tutti i vantaggi che nascono da quelle situazioni, fino ad ora non ne ha perdonata una. Pellicano, eccone un'altra, pallone per Bortolin che è bravissimo sotto canestro, si cambia lato, no, Baldini si mette in proprio contro Conti, lo batte sul primo ferro, arriva Bortolin e lo stoppa, palla che poi carambola anche sul primo, si lamenta per un colpo non fischiato. Mazzucchelli impedita la ricezione a Bortolin, errore Caversazio andare fino in fondo, palla per Bortolin in punta, gran canestro di Mattias Bortolin, gira a largo da Sanguinetti, c'è il blocco di Sacchi che prende il pallone, va a scaricare per Antic, pallone sporcato da Bortolin. Palla per Bortolin, finta il backdoor Conti, poi la palla per Rossi, Rossi per Bortolin, si gira anche questo, gran canestro di Mattias Bortolin che sta dominando la partita. Dalla lunetta arriva a quota 10. Tre minuti alla fine, partita che ovviamente è solo per le statistiche.